E benvenuti di nuovo sul canale. Oggi giro in moto con lei, però non solo questo. Andiamo a vedere un'altra bicilindrica, una bicilindrica da corsa. Eccoci qua, Moto dei Miti, siamo arrivati dentro al museo di Genesio Bevilacqua, posto stupendo, se avete la possibilità contattate il sito, ci potete andare, però siamo qui per un motivo specifico. Si sta per presentare la nuova avventura di Federico Caricasulo e che debutterà in Supersport con la Ducati bicilindrica e lo farà certamente con il team di Genesio. Sperare. Con un unico gesto, proprio salire e insieme scoprire la moto, perché tanto abbiamo già il pilota in grafica, quindi altrimenti poi cosa succede che, no? Uno, due e tre. Genesio Bevilacqua si ritorna alle corse, si ritorna alle corse quelle vere del mondiale, una nuova avventura con Caricasulo. Sì, è una bella avventura, speriamo, ma credo che è stato già detto tutto. Torniamo con una carica diversa, più forte, perché comunque abbiamo una bella combinazione tra moto, pilota e i ragazzi che sono gli stessi che storicamente mi hanno accompagnato poi tutte le avventure. Credo che si possa fare un bel lavoro. Il pilota tu ce l'hai visto in azione a Vallelunga, come ti è È sembrato? stato con noi già a Cartagena a fare il primo test pre-campionato, ne faremo un altro qui a Vallelunga 24 e 25. È un ragazzo che si esprime in maniera molto sincera, quindi sincera per me significa dare delle indicazioni giuste ai loro tecnici per migliorare sempre di più. E credo che sia una personalità molto equilibrata e fa molto matching con quello che è lo spirito della squadra. E poi la moto un po' la conosciamo, via. Sì, la V2 l'abbiamo utilizzata nel 2014. Già all'epoca, poi 2015 nella Superbike, nel 2014 abbiamo fatto la categoria Evo e anche la Superstock, per cui tutte le declinazioni tecniche, diciamo, per le basi, anche quelle più estreme della Superbike, le avevamo già conosciute. Credo che questa sia un'evoluzione un po' di tutte queste esperienze che sono state fatte nel passato, credo, 7 anni all'incirca, tra quando è cominciata e quando poi è subentrata la V4. E qui c'è ancora un bel lavoro da fare, però perlomeno abbiamo un'esperienza molto importante maturata appunto in questi anni. L'ultima cosa riguarda un po' il fatto che si ritorna in una categoria dove si può mettere le mani sulla moto. Quello che diciamo è stato il motivo scatenante di questo nostro rientro. E riconosco in questa moto la vera Superbike per il futuro e credo che sia fondamentale, se non cambia radicalmente questo regolamento, e se rimanesse in questi limiti credo che ci sarebbe spazio per i team virtuosi, tecnici veri e per i veri appassionati. E grazie. Grazie a voi. Allora, la presentazione del team Altea Supersport con Caricasulo e Genesio Bevilacqua è finita. Io me ne ritorno da Civita Castellana a casa a Roma. Spero che vi sia piaciuto questo contenuto. Se sì, vi prego di mettere un pollice in su, di iscrivervi al canale e chissà che non riusciamo a vedere anche le altre moto da corsa. Magari a fare un giro dentro Moto dei Miti, che è un posto favoloso di Genesio Bevilacqua, il patron di Altea, che ha questo museo fantastico con tutte le sue moto da corsa, ma anche qualcosa di più. Veramente tanta tanta passione, un posto da vedere veramente, perché c'è la produzione di serie più bella del mondo, ci sono le moto da corsa più belle del mondo, ci sono le sue moto da corsa, e quindi io, se riesco, vi porto anche a vedere questa cosa qui. Per il momento è tutto, ciao a tutti!